Allora Flavio, siamo arrivati, troppo bello. Ciao amici, indovinate un po' dove siamo? Flavio, c'è anche tu, vediamo un po'. Guardate il panorama. Adesso vi giro anche per di qua, così vedete. Ok, siamo sulle tre cime di Lavaredo. E adesso andiamo a fare un giro e vediamo se riusciamo ad arrivare fino a sera per fare un tramonto, se il tempo ce lo permette, se ci grazia. Se lo permette, sì. Davvero? Siamo guerrieri. Guerrieri che adesso cadono giù. Intanto per far sì che il tempo ci grazia, ci perdoni, andiamo a prendere un panino. Eh sì, dai, e dopo si ragiona, altrimenti no. Esatto, dai. Ok boys, siamo qui e adesso ci dirigiamo verso la nostra bella camminata per raggiungere il lato opposto dove ci fermeremo per fare il tramonto. E c'è una valanga di gente. Quanta luce! Tipo, se adesso io do una bella spinta a Flavio, si fa un bel giretto. Che roba! Flavio, allora come andiamo? Passeggiatina. Cioè guarda Flavio, siamo noi con... Cioè la sta facendo il Zimmer dietro. E io ho il 35 mm e lui... Sei un po' troppo largo. Sì, ma facciamo adesso perché adesso riusciamo a respirare. Andiamo su. Dai, ci vediamo su. Ragazzi, guardate che roba. E voilà, abbiamo fatto il giro ormai e le tre cime di Lavaredo davanti a noi. Siamo un po' stanchi, ma ne vale la pena. Guarda che paesaggio. Se tiene botta così fino al tramonto è da spacco obiettivi sta roba qua. Siamo al rifugio Locatelli 2005 e abbiamo di fronte a noi le tre cime di Lavaredo.
e anche due birre. Adesso giro la videocamera. Voilà. Un po' di gente anche qui. Ma noi aspettiamo il tramonto. Oh Flavio, allora? Hello. Allora come va? Si lavora. Da professionista. Guarda che roba. Cioè, ragazzi, siamo qui assieme al piccione. No, piccione, al corvaccio. Adesso vediamo se io e Flavio riusciamo a beccare il tramonto, ovvero staremo qui fino al tramonto e andremo sperando che il sole tramonta, sperando a beccare una foto da tramonta qui, quindi dovrebbe illuminare le tre cime e cerchiamo di portare a casa la grande e bella foto, da questa bella sfaticata, che il percorso è facile ma comunque un po' di impegno ci vuole, c'è comunque un rifugio praticamente ogni tappa, quindi c'è la possibilità di riposarsi. Oh yes. Ogni momento. Guarda dove ti porto adesso. Qui abbiamo le tre cime che sono dietro lì, adesso abbiamo anche Flavio là, bello proprio bello come il sole sulle tre cime. Andiamo giù di qua, andiamo da questi laghetti e proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche scatto particolare sfruttando il riflesso dei laghetti. Vediamo cosa ne esce. Avete idea del silenzio che c'è qui? Si sente solo il vento e i campanacci delle mucche. E ogni tanto Flavio che parla. Il Flavio, lui se ne va per conto suo, scende, non aspetta nemmeno gli amici, vuole fare le foto da solo. Vuole prendersi tutti i meriti. Ma quanto figo è qua! Ragazzi, chi non risica non rosica! Qui a quest'ora chiamavano diluvio universale. Per carità, magari arriva dopo, però magari l'abbiamo anche schivato. Giusto Flavio? Speriamo. Ma guardate! Guarda che roba! Guarda che roba! No, bisogna farlo vedere, guarda. Non c'è tanto da dire, è solo da guardare. Eccoci qui ragazzi, ci siamo portati in questo punto per beccare il riflesso della montagna su questo laghetto, su questa pozzanghera. E vediamo un po' cosa viene fuori. Adesso anche Flavio si mette la sua attrezzatura professionale. Come diceva Flavio, è tutta questione di luce. Se becchi la luce giusta, sei a cavallo. Guarda cosa fa Flavio. Abbiamo pensato di fare ste foto mettendo la fotocamera lì per fare il bel riflesso. Peccato che Fabio mi sta facendo l'ombra a me, quindi lui è in mezzo come il giovedì, come si usa dire qui alle mie parti. Si è in mezzo come zioba. Bei nuvoloni neri in arrivo e noi dobbiamo andare su per di là, quindi giusto proprio davanti nuvoloni. La tempesta fa una sega all'uomo ragno. Cioè ragazzi, guardate, la luce, il sole sta venendo fuori dalle nuvole di dietro, mi illumina questa scena dove viene illuminata la parte, adesso sta scomparendo ma fino a 2 minuti fa era illuminata, e si illuminano tutte le creste, grandioso. Scatta Flavio, scatta come non ci fosse un domani, scatta! Non so ragazzi se riuscite a vederlo, non so se ma c'è l'arcobaleno completo. Non so se si riesce a vedere, c'è tutto l'arco dell'arcobaleno, una figata pazzesca. Sta piovendo ragazzi adesso comunque, sta piovendo. E abbiamo l'arcobaleno davanti a noi.
credo non serva aggiungere altro. Praticamente qui siamo solo io e Flavio. Si è completamente svuotato. Ci sono solo degli ospiti del rifugio. Guarda che roba. Il sole sta tramontando lì. Piove! Piove, piove. La gatta non si muove. Piove, ma noi intrepidi andiamo là, perché vogliamo beccare il tramonto quello bello. Oh, adesso si vede, adesso si vede molto ma molto bene, perché lì sta anche venendo giù acqua che Dio la manda. Flavio con cosa riprende? Con lo smartphone. Io e Flavio stiamo letteralmente andando via di testa, perché Flavio vi sto inquadrando con l'arcobaleno tipo un'aureola sopra di lui, e qui il sole sta tramontando con le tre cime di Lavaredo illuminate dal sole e dalle nuvole, come due bambini in un parco giochi praticamente. Colgo l'occasione per farvi vedere un trucchetto per non bagnare lo zaino quando c'è queste situazioni. Per terra è tanto bagnato, piove, lo attaccate il bastone centrale dal treppiede e così lo zaino rimane asciutto. Well boys, siamo in mezzo alla pioggia, torniamo con la pioggia, perché alla fine qui non sballa, quindi le previsioni del tempo probabilmente sono slittate. E la pioggia che doveva arrivare pomeriggio è arrivata, non è arrivata. E adesso ce la prendiamo tornando a casa. Però non è neanche male, sei anche figo, perché quando sei attrezzato, che hai, ti sei riparato, cammini, ti scaldi. Sì, e sì. Quindi, se non è una pioggia proprio cattiva, cattiva, intensa, lampi, bah. È anche divertente, entri in contatto con la natura. Ti aspetta un'oretta e mezza di camminata, dobbiamo tornare su fino alla forcella lì alla Tre Cime e poi tutta discesa, quindi la parte più dura l'avremo adesso e dopo tutto relax. Però per ora si sta bene, non fa neanche freddo e saranno 18 gradi qua adesso. Adesso io vi saluto perché avevo un po' di salitina e ci vediamo direttamente per i saluti alla fine con le conclusioni. Intanto vi lascio con questo panorama, che è l'ultimo che vedrete da questa angolatura, perché quando riaccenderemo la videocamera saremo al parcheggio di là e non vedremo le Tre Cime. Ciao Dry Zimmer! Siamo rientrati in auto, guarda che abbasso un pochino qui, e buio completo fuori, i vetri bagnati, siamo presi dalla pioggia, siamo arrivati proprio con l'ultima goccia di luce e vabbè,
tutto ok, comunque avevamo le luci e tutto, eravamo attrezzati nell'eventualità. Certo è, bagnati fradici nonostante le protezioni e tutto quanto, però quando si passano delle ore sotto l'acqua è normale bagnarsi. Qua c'è anche Flavio, tutto bagnato. E niente, noi adesso andiamo a casa, scaricheremo le foto, guarderemo i video e poi vedremo i risultati, se sono valsi la pena per questo giro. Io ciao Alessio, ciao Alessio, ciao da Flavio, ci vediamo al prossimo video, alla prossima uscita, ciao!